Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento settimanale con la mia serie competitiva. Siamo giunti al termine della seconda stagione di competitivo su Pokémon Spada e Pokémon Scudo e quest'oggi, voi vedrete il video il 31, andremo a vedere con le ultime tre partite dove arriveremo a posizionarci. Prima di iniziare vi ricordo come al solito Twitch, dove porto avanti del Battle Spot e organizzo partite con i sub, quindi trovate il link in descrizione se volete fare un salto e cosa gradita, dato che è un progetto che sta andando estremamente bene. Per il resto, due velocissime cose: intanto sappiate che dalla terza stagione vorrei provare a portare anche un po' di singolo, visto che sto lentamente buildando un team. E a proposito di buildare i team, la seconda cosa è che ho fatto delle modifiche. Come vedete dalla schermata, ho convertito Dragapult in un attaccante speciale. So benissimo che è molto più forte fisico, ma avevo già tanti Pokémon fisici e dunque lentiscelta e le mosse Dragopulsar, palla ombra, fulmine, lanciafiamme. Inoltre ho cambiato anche Gastrodon, in questo caso cambiando letteralmente Pokémon e buildandolo con 0 IV in velocità, con la natura sfavorevole. Il tutto per cercare di avere un'arma in più sotto Trick Room e magari outspeedare ad esempio un Rhyperior, che con idropompa dovrei avere un buon margine per mandarlo KO, almeno teoricamente. Inoltre ho rimosso anche idrovampata, che usavo poco, per mettere una mossa d'aria che sia fanghiglia, e la build di questo Pokémon, come vedete, è più bilanciata e ho tirato su decisamente l'attacco speciale, anche se degli effort values in difesa speciale ce li ha comunque. Detto questo, io non mi perderei in ulteriori indugi, dentro con le nostre partite vediamo cosa caviamo fuori a sto giro. Sono decisamente calato di classifica, non perché abbia perso tante battaglie, in realtà ultimamente ne ho vinte di più, ma perché ho giocato poco in questi giorni, avendo avuto molto da fare. Detto questo, cerchiamo questo avversario, mettiamo la musica di Rose adesso. Ok, lotta con Hanzel, 28.000, è anche più forte di noi, vediamo un po'. Oh no, Corsola di Galar, quello è peso. Tenderei a entrare con la Corsand, perché mi sembra molto più duttile e penso che possa mandare giù un gran numero di suoi Pokémon. Inoltre entro subito con un buon boost in velocità. Non vedo sinceramente l'utilità di portare Gastrodon in questo contesto, quindi proverei a portarmi dietro Whimsicott e nel caso a provare a ribaltare la partita con un Tailwind di più. Nonostante non sia la Corsand la sua specifica, però voglio vedere se riesco con qualcosa di un po' diverso a portarmi a casa il match. Bene, Hanzel, vediamo un po' come va, se riusciamo a combinare qualcosa di utile. Mi piacerebbe arrivare al di sopra dei 30.000, del 30.000esimo posto, onestamente. Corsola e Togekiss, ok. Corsola. Corsola è abbastanza infame. Corsola e Togekiss. Va bene. Corsola sinceramente non so cosa possa fare. Immagino Evolcondensa, immagino Assorbiforza, ma non ho idea delle mosse effettive che potrebbe arrivare a fare. Oh, quel Togekiss potrebbe dynamaxare. Questo è abbastanza, non dico sicuro, ma siamo lì. Tenderei a fare la stessa cosa. E con Tyranitar andrei di protezione. Lui lo ritira. Lo ritira e mette Bisharp. Ok. Va bene. Non me l'aspettavo, onestamente. Non me l'aspettavo lo switch. Immaginavo Dynamaxasse sperando che io non lo facessi e reggendo un hit. L'avevo immaginato con una mossa di tipo fuoco, a quel punto avrebbe tolto la Sand e mi avrebbe messo in difficoltà. Vediamo come va. Bisharp. Io uso protezione, quel Corsola di Galar sarà la mia rovina, già me lo sento. È che non lo conosco come Pokémon, quindi mi trovo un po' in una situazione ambigua. Madonna quanto fa male e quanto soprattutto è fragile Bisharp, ragazzi. Pokémon veramente fragile, forte sì, ma ha i suoi problemi, diciamo. Fuoco fatuo. E mi proteggo. E ti sta tendenzialmente bene. Suppongo che lui ora voglia puntare tutto a burnarmi Excadrill, avendolo visto Dynamax. Suppongo, così, su due piedi. Allora, quel coso lì penso abbia, non so se ha bruciapelo, penso abbia Sucker Punch in compenso. Batteria quasi scarica, benissimo. Quanto può reggere Corsola con Evolcondensa? Tanto, in realtà. Io ho una Life Orb, però. D'altro canto, no? E una mossa super efficace, volendo. Tenderei a double targettarlo. Quel Bisharp lo ritira di nuovo. Ok. Va bene, io ho fatto double target, tanto. Immagino si aspettasse una mossa di tipo terra su Bisharp. Ma io ho necessità di cercare di buttare giù quel Corsola. E forse... forse... no, non penso che Sgranocchi lo manderà giù. Vista così, dubito fortemente. Però,
In realtà è stab ed è per 2. Perfetto, no, l'ho buttato giù. Non avevo considerato la stab nel mio calcolo mentale. Giù Corsola, questa partita sta prendendo un'ottima piega. Quello era il mio problema principale, dopo aver visto quel fuoco fatuo. Meno male che l'ha fatto su Tyranitar e non su Excadrill. Penso che abbia fatto una stronzata, oggettivamente. Excadrill era palesemente pappato per essere Dynamax davanti ad un Togekiss. Fatto una mossa giusta e forse un'altra sbagliata. Però mi direte voi nei commenti, mi aiuterete un po'. Ok. E io adesso punterei a buttare giù quel Togekiss. Frana è poco efficace, no? Allora, aspettate, io con Tyranitar ho appena fatto sgranocchio. Si presenta una situazione simile a prima, in realtà. Io riproteggerei con Tyranitar. Lui non va ancora di Dynamax, se la tiene, immagino tenterà di ribaltare la situazione sul finale. Lui fa sono qui. Ok, qualcosa andrà di danza spada, suppongo. A sto punto, se ha fatto sono qui è perché... Ok, c'è la bacca. Se ha fatto sono qui forse perché vuole... Vuole pompare Bisharp. Non penso che... E infatti non lo mando giù. Vuole pompare Bisharp oppure cosa potrebbe fare? Perché io mi sto aumentando tutte le difese nel mentre, appositamente per cercare di reggere degli ipotetici colpi di quel coso. Ora sono curioso. Breccia, dovrei reggere. Mamma mia. Dio mio se reggo. Questo boost in difesa mi ha fatto benissimo. Avevo un più 3 mi pare a questo punto. Dopo aver fatto 3 Dynametallo, se non vado errando dovrebbe effettivamente essere così. Va bene. Ti dirò. Doppia frana e considerate le difese di Bisharp, secondo me il che io ce lo portiamo a casa. Il doppio che io vi dirò. Ah, forse no, cazzo. Forse regge. È stata la cosa più intelligente che mi è venuta in mente per portarmi a casa, o almeno tentare di portarmi a casa un double KO. Boost in difesa, beh, partita decisamente vinta. Lui ha fatto delle mosse che non ho capito, vulnero polizza, quindi qualcosa va giù, penso sia 4-0. Penso sia 4-0, tra l'altro pure con... Ok, perfetto, neanche manco avesse attivato la vulnero polizza. Avesse attaccato Excadrill per dire, sarebbe andato giù uguale perché è Life Orb. E contate che è Life Orb, per 4 breccia con le difese boostate di Tyranitar. Puoi fare veramente poco. Ora lui ha il Dynamax e ha Dragapult Dynamax, ma io sono sotto Sand con Excadrill. E sono a più 3 di difese, a meno che non sia speciale, penso di fare 4-0. E comunque... va giù a prescindere. Lui potrebbe Dynamaxare e avesse una mossa per farlo, Dyna Barriera, e provare a stollare un attimo la Sand. Però comunque farebbe poco, perché potrebbe mandarmi che io ho solo uno, poi dopo io c'ho Dragapult dietro Max Speed. Insomma, la vedo molto dura per lui a sto punto. Molto 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 dura. Vediamo un po', non penso con 2 colpi loro di mandarlo giù, però Excadrill in realtà ha Life Orb, però vedi, Dragapult regge abbastanza. Lui fa Dyna Dragone e fa la cosa giusta, perché abbassa l'attacco di Tyranitar. Questo secondo me è un danno speciale però. Perché che mi abbia fatto così tanto con un più 3 di difese, forse è un Dragapult speciale, sapete? Così, su 2 piedi. Ma niente da fare, 4-0, battaglia vinta. In maniera piuttosto agile. Ha fatto lui delle mosse che non ho capito. Forse erano dei predict, ma è andata così. Ho fatto dell'altro sostanzialmente. GG, vediamo quanto saliamo di classifica. Perché chiaramente più salgo, più ottengo punti lotta, più mi sarà facile buildare il team. Quindi voglio un po' tryhardare in quest'ultime giornate, specialmente in questa, ma anche domani volendo, per vedere cosa riesco a combinare. Per inciso, voi vedete questo video il 31, la stagione è già finita, ma io sto registrando il 30, chiaramente. 29 millesimo, oh che bellezza, finalmente. Mamma mia, questo è alto di ladder, d'accordo. Gesù. Hard Trick Room, mi sa. Fossi in lui porterei Indeedee, Hatterene, Torkoal e Vileplume. Io me la giocherei così, onestamente. L'ultima volta che ho messo Gastrodon su Vileplume è stato un problema. Ho la mia Core Sand, posso gestire il clima, posso renderlo lento quel coso. Mettesse Trick Room o Gastrodon, che mi dà una mano, è l'unico. Posso tentare un doppio frana in inizio game e vedere se riesco a far tentennare il Pokémon che mette la Trick, sperando di mandare giù Indeedee con doppia frana. Una stab, l'altra con Life Orb. Potrei farcela. Vediamo un po' come va. Purtroppo contro i Trick Room ho tante mosse a mia disposizione, ma a volte vanno gestite bene. Con questa team che carica, ragazzi, che sto rivalutando tantissimo ultimamente, davvero bella. Vai. Vediamo un po' cosa si è in grado di fare qua.
Ok. Che lead ambigua. A me sta bene, eh. A me sta parecchio bene, perché dovrei essere più veloce. Io di priority non ne devo usare. Io sono più veloce di Dragapult, questo è sicuro. Ora, suppongo che lui cerchi comunque il sono qui. Forse vuole boostare con Dragodanza? Può essere un'idea? Io vado di doppia frana. Mi farebbe strano vedere sono qui e Dragapult per poi vederlo Dynamaxato a turno 1. Me lo immagino più che se tappa. Sono qui, perfetto. E a me sta bene. Sarebbe ottimo beccare un... Chi è che... Ok, no, però è Dragapult quello che ho preso. Dragodanza, ok, perfetto. È come me l'aspettavo, ma... Sbaglio o ha retto tantissimo? È una mia impressione. Parte che a me sta bene, ragazzi, perché... Io sono più veloce. Questa frana non so se lo manda giù, C'è andata vicino sicuramente. Che fa? Oddio, pulsante fuga. 2020, pulsante fuga. Ok, perfetto. D'accordo. A me non crea problemi perché io ho Excadrill che è più veloce, perché sotto Sand mi raddoppia la velocità. Ho preso bene la lead. Avere... Quando non vedo la Tailwind avversaria, ragazzi, mi illumino d'immenso e a quel punto mi sbizzarrisco, gioco qualsiasi cosa che mi possa dare dello speed control, che sia la Sand, che sia un'altra Tailwind. Vediamo chi manda. Malamar, però non sta giocando come immaginavo. E sinceramente, ok che forse lui non si aspettava una doppia frana, lui ha setappato convinto di reindirizzare, però avere delle mosse ad aria in questi casi è oro colato, veramente. Ok, lui potrebbe tentare con Malamar di mandarmi giù. Proviamo il Predict. Non penso che Dragapult a più uno possa mandarmi giù Tiranitar. Drago frecce. Va bene. Non è un grande problema. Ah! Pure se mi proteggo va così la situazione. Pure se mi proteggo va così la situazione. Però ho fatto la cosa giusta alla fine. Ok, perfetto. È stato più problematico di quanto credessi. D'accordo. Giù anche questo. Al prossimo turno dovrebbe venire giù tranquillamente. Orco Giuda c'ha la bacca. Perché non sto zitto? Perché cazzo non sto zitto? Ok, ho imparato qualcosa di nuovo. Drago Frecce si reindirizza su un unico Pokémon anche con protezione. Che bella mossa, ragazzi, devo dire. Bella mossa. Studiata bene, curiosa. Non è il mio tipo di mossa, ma strong comunque. Vediamo un po' cosa fa lui a questo punto. Non è messo in un'ottima situazione. Ho messo davanti una lead che gli sta dando filo da torcere. Ora, Tiranitar ha preso più botte di quante credessi. Non avevo minimamente pensato che Drago Frecce potesse entrare due volte. Avevo calcolato su Drago Artigli, magari, ma aspettavo molto di meno. Ok, immagino ora il suo intento sia quello di mettere la Trick Room. E potrebbe anche Dynamaxare Malamar a questo punto. Mi fa strano che voglia provare con Atterin la Dynamax. Però vi dirò, io sono più veloce. Mi prendo un boost in difesa con il Dynamax. Lui andrebbe almeno in linea ipotetica su Excadrill, secondo me. Perché è un problema per il suo team, secondo me. La butto lì su due piedi. Ora bisogna vedere se lui dynamaxizza e soprattutto chi. Se dynamaxizza Malamar, poi la situazione è un po' quella che è. Però io con un boost in difesa, secondo me, protezione. A me sta tendenzialmente bene perché mi busto la difesa. Era più quello il mio intento. Oltre che di mandarlo giù, ma finché non mette la Trick Room a me sta bene. Tra l'altro gli faccio 50% sotto protezione. Ora, secondo me un hit suo, anche di Dyna Pugno, lo reggo. Tra l'altro non lo fa, e reggo benissimo, mamma mia, Excadrill Dynamax dopo un Dyna Metallo è il meta del meta del meta del meta. Qua Sgranocchio va diretto su Malamar e penso che al prossimo turno quello scompare. Oh no! Gli ha boostato le difese per
Contrary, come si chiama in italiano? Non mi ricordo. Porca puttana. E vabbè, che ci vuoi fare? Che ci vuoi fare? Io col cazzo che gli faccio mettere la... Trick Room. Ti pigli una botta, stai pure muto. Ah. Provo a giocarmi un altro sgranocchio, anche se penso che non lo manderò a casa, perché la difesa se l'è aumentata. Però sai, magari con la Sand. Intanto, nel dubbio, io con Excadrill tiro su tutte le mie difese e risolvo gran parte dei miei problemi. Cazzo, adesso mi doveva prendere la statistica. Immagino che questo sarà a tutti gli effetti Dyna Malamar. E suppongo punterà ad aumentarsi l'attacco con Dyna Pugno. Assolutamente sì. Però forse gli conveniva quasi più tentare il troppo forte a quel punto. Lui conta un po' sul suo boost di difese. Sicuramente con Sgranocchio ora non lo mando giù. Questo è sicuro. Però anche vero che lui adesso converte la sua mossa in Dyna Pugno. Per quanto gli tiri sull'attacco fisico, diminuisce la potenza, io aumento le mie difese. Oggettivamente credo che anche questa partita sia portata a casa. Oggi stiamo performando, devo dire. Oggi performiamo decisamente. Lui forse sperava che io indirizzassi sull'altro. Però, arrivati a questo punto, Dyna Tenebre addirittura. Dyna Tenebre, ma... Oh, shit. Ok, brutto colpo. Dopo l'episodio dell'ultima volta mi lamento il giusto. Però non tirargli sulle difese, per piacere. Ok. Ora, oh, lui dietro c'è Indeedee. Io ho Dragapult col, Dragapult con lenti scelta. E lui è Indeedee. Vero è che lui fa redirect. Verissimo, non ci piove. Però tu fallo pure il redirect. Io vado di doppia frana intanto e vediamo un po' come va. Non dovrei essere più veloce di Malamar. Lui chiaramente redirecta. Però voglio dire, dovrei comunque avere la situazione sotto controllo. Questo Drago Pulsar non so se lo manda a casa. Non lo manda a casa. Lui fa Dyna Tenebre e manderà sicuramente giù Dragapult. Dyna Tenebre su Tyranitar. Chiaramente. Dyna Tenebre su Tyranitar. Secondo me ha miscliccato. Non si spiegherebbe. Ha miscliccato. È proprio una mossa no sense, secondo me ha miscliccato. Avrebbe potuto fare tranquillamente Dyna Pugno. Tyranitar andava giù con quel 30 di vita. Ok che c'ha il boost, ma non aveva il minimo senso, non aveva. Bah, senti, attacca diretto. Lui può fare anche sono qui per quanto mi riguarda. E forse lo fa anche, sì. Dragapult glielo manda giù. E poi chiunque mi colpisce poi muore. Fosse morto Tyranitar, la situazione sarebbe stata un filino diversa. Però forse nemmeno così tragica. Dietro avevo Gastrodon, voglio dire. Avrei retto. Dyna Tenebre, immagino stavolta vada su Dragapult. Probabilmente lui voleva colpire Dragapult fin dall'inizio. C'è da dire che non abbiamo avuto fortuna in questa partita, eh? Forse il suo misclick, non dico sia stato fondamentale. Però, ecco. E lui va giù. Partita portata a casa. Partita strana. Un brutto colpo che ci ha messo un po' in guardia. Un paio di miss che sarebbe stato meglio non vedere. Sicuramente ci avrebbe dato una mano non missare quelle frane. Però del resto è comunque una strategia pericolosa andare di una mossa che non ha 100%. Quindi mi lamento il giusto, diciamo. Buona, due vittorie di fila. Penso sia la prima volta da quando porto competitivo su questo canale. Perfetto, l'aggiornamento dei risultati richiederà un po' di tempo. E noi cerchiamo
il prossimo avversario. Saliamo clamorosamente di ladder. 26.000, era da un po' di tempo che non beccavo questo punto. Devo dire che in questi giorni sto capendo un paio di cose e penso di essere particolarmente migliorato rispetto all'inizio. 33.000, vediamo un po'. Oh Gesù, mi micchio. Va bene. Quell'ex cadrille sotto sand mi fa... mi mette un po' di ansia, devo dire. Se la gioco io, la sand, quel coso è veloce. D'altro canto, lì vedo una Tailwind di Whimsicott. Però quel Mimikyu Dracovish me lo mette a 90. Bah, difficile. È che quell'Excadrill, se è buildato in velocità, mi outspeed al mio. Lo giocasse in lead predictandomi la course end, sarebbe un problema poi gestirlo. Se quello è buildato nella maniera corretta, metti che c'ha anche Tailwind assieme e io gli metto sulla send, è un problema. Quindi non me la sento, onestamente. Lei manda non si sa chi, Mimikyu e Whimsicott. Io ho mandato Excadrill e Whimsicott. D'accordo. Lei immagino sia abbastanza intelligente da capire che io non ho rompiforma, quindi non si sarà fatta problemi a portarsi il Mimikyu. Va bene, va bene. Quel Mimikyu potrebbe andare di fuoco fatuo? Non lo so. Rischiarmi la provocazione forse è eccessivo. Direi di giocare abbastanza standard. Vado anch'io di vento in coda. Quel Mimikyu non dovrebbe avere mosse particolarmente... È più veloce. Danza spada. E questo è un problema, perché avrei dovuto fare double target su Whimsicott. E la mia testa ci ha anche pensato ad una certa. Ora, va bene. Resta il fatto che secondo me Mimikyu non ha mosse super efficaci su Excadrill. Resta questo fatto. Va bene. Aia, cerchiamo il double hit su Mimikyu. Lui Dynamaxizza, giustamente, Mimikyu. Forse Dynatenebre Dynamax ci manda giù, effettivamente. Non penso con un Metal Testata di spedirlo all'altro mondo. Anche perché lui potrebbe andare di vento in coda. Purtroppo ha fatto la cosa giusta a fare provocazione. Immagino sia buildato max velocità oppure ha vinto la speed tie. Vento in coda. La vedo dura qua, ragazzi. Dyna vuoto. Avrei potuto Dynamaxare, le cose sarebbero andate diversamente. La situazione non si sta evolvendo bene. Vi dirò. Non si sta per nulla evolvendo bene. Qua arriva il Forza Lunare. Il Fantasmanto si rompe, ma... situazione davvero pessima. La situazione è davvero pessima. Purtroppo ho due Pokémon che si loccano e nessuno dei due va veloce. Lui ha preso la provocazione a turno 1. La vedo grigia la situazione. Allora, famo così. Io ci provo ad andare di Branchio Morso. Switch o Whimsicott e prego. È l'unica mezza win condition che ho, è cercare di tenere dietro Whimsicott. Però questa partita mi sa che è andata decisamente al bar. Non avesse preso quella provocazione, sarebbe tutta un'altra storia. E peraltro lui prende Forza Lunare su Dragapult. Speravo avesse magari Energy Palla. Dynafata immagino vada su Dracovish invece. E ci sta. Adesso provo a fare vento in coda. Ma lui ha provocazione, è più veloce. Ah, dentro un Whimsicott max speed. Potrei anch'io convertirlo in max speed oggettivamente, viste queste situazioni che mi si trovano davanti. Perlomeno vado in speed tie e vediamo come va a finire. Se adesso mi outspeed, dopo magari do un'occhiata alla squadra. Purtroppo quel Whimsicott è bello bastardo. Sotto vento in coda è quasi inutile attaccare, sinceramente. Penso che mi manderà giù entrambi i Pokémon. Io Dynamaxizzo, ma penso che manderanno giù tutti i Pokémon, ragazzi. Se lui è maxato in velocità,
mi fa provocazione da una parte, con quell'altro mi one shot a Dragapult 10 su 10. Ha vinto a turno 1. D'altro canto, se dovessi... Guarda, era Speed Tie. Regà, la Speed Tie è la Speed Tie. A volte fa quello che deve fare. Ma, tra l'altro, voglio dire... Sto Mimikyu va giù intanto, quindi vabbè. Insomma. Non so se da Dynamax... Reggo un hit di Whimsicott. Se è... Non dico di aver la partita rigirata in mio favore... Ma... Altrimenti... E del resto la Speed Tie è quello che è. No, peraltro nemmeno, perché lui ha usato una mossa d'attacco. Quindi non lo so ancora se era Speed Tie o se era semplicemente buildato diversamente. Perché io ho attaccato per prima ora che c'ho burla, certo. Beh, non potevo mica vincerle tutte oggi, no? Arriverà il giorno in cui farò 3 vittorie di fila in un video. Rompiforma, bah, io c'ho... Portiamoci a casa un secondo che io... E poi andiamo al bar. Poco da fare, raga, purtroppo qui. Peraltro lui metal testata. Secondo quale logica non l'ho capito. Io ho messo vento in coda. Perché lui è stato più veloce? Sarà scarf. Scarfato. Oddio, Excadrill scarfato però. Puttana troia. Fammi vedere come era buildato sto team, perché mi ha proprio messo a 90. Dopo le 2 partite in cui avevo, penso, si possa dire, dominato, non posso vedere la squadra, no? Non posso vedere la squadra, no, infatti. Che dire, vediamo come si è messi di ladder. 29.000, peccato, eravamo saliti molto. A vincere anche questa qua saremmo andati bene. No, non mi fare un altro game, ti prego, altrimenti è finita. Dicevo, saremmo saliti ancora, avessimo vinto anche questa. Però oggettivamente, penso che quell'Excadrill fosse Scarf. Ma anche fosse stato Scarf, beh sì, fosse Scarf. Allora con anche Tailwind sarebbe stato più veloce. Altrimenti la vedo molto dura, sinceramente. Farò dei calcoli magari se avrò tempo e vi informerò sulla questione. Per il resto ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete dei consigli qui sotto nei commenti, mi raccomando, lasciateli come al solito, che come vedete sono stati molto utili per cercare di sistemare alcune cose rispetto al team. Mi raccomando, un like, un'iscrizione al canale se non l'avete ancora fatto. Vi ricordo in particolare tra i social Twitch, perché questo tipo di intrattenimento è anche su quella piattaforma, quindi se vi interessa è il caso che voi andiate e che vi scarichiate Twitch, perché siamo nel 2020. La campanellina per ricevere ogni giorno i feed. Noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video. L'ho fatta malissimo quest'auto, non chiedetemi perché.